Buongiorno a tutti, questo è il mio primo tutorial in assoluto, direi, e oggi proviamo a smontare il fanale della mia moto, perché ho intenzione di verniciarlo con le bombolette, con le nuove bombolette Plastic Dip e cambiare il colore da cromato a nero opaco. Per prima cosa ovviamente dobbiamo smontare il fanale e vediamo i passaggi, vediamo come fare. Prima cosa andiamo a smontare, a svitare questa vite sul lato del fanale e questa, per togliere la parte, diciamo, frontale, la parte anteriore del fanale, per così accedere poi a tutti i connettori. Andiamo a smontare. Abbiamo smontato le viti e vediamo che il fanale ci rimane praticamente in mano. Abbiamo qui tutti i connettori a disposizione, quindi per comodità li andiamo a staccare. Iniziamo da questo, che è quello che tiene il, diciamo, la lampada, e questo. In questo momento abbiamo la parte anteriore del fanale in mano, che ovviamente andiamo ad appoggiare. Questa parte rimarrà cromata. Io voglio colorare solamente il guscio, diciamo, la parabola. Allora, come vedete c'è un sacco di roba dentro il fanale. Ci sono un sacco di connettori, un sacco di tante belle cose. Adesso le andiamo pian pianino a sfilare tutte da dietro. Cioè, intanto direi di cominciare a togliere un po' dalle sedi. Infatti vedete che ci sono queste, adesso non so se riuscite a vedere, ci sono queste sedi di metallo che tengono fermi i cavi. Adesso andiamo a sfilare il tutto di modo da poter sfilare comodamente tutti i connettori dal poro che c'è dietro. Per agevolare lo sfilamento di tutti questi connettori, che andranno staccati uno a uno e poi riattaccati subito per evitare di perderci, smonto diciamo allento la cupola con questi due bulloni, con i bulloni laterali. Chiave del 12, quindi. Ok. Ci sono le due randelle interne, i due sembrano più due distanziatori, sono questi che sono all'interno, così non perdiamo nulla. Tac. Adesso il faro è appena più morbido, adesso uno a uno proviamo a staccare questi connettori, che è la parte più difficile. La cupolina è venuta via. Vedete? E adesso con il cupolino in mano lo andrò a pulire, diciamo pulire bene, e lo andremo a verniciare. Prima di verniciare, ovviamente ho pulito il fanale, che adesso risulta lucido come uno specchio, e con sgrassatore o qualsiasi altro tipo di, appunto, detergente che avete. Per finire, per togliere tutte le patine diciamo, e residui, appunto, dello sgrassatore, così, lo passiamo con uno straccio di cotone, possibilmente pulito, per togliere tutti i residui. Adesso direi che andiamo benissimo, infatti è lucidissimo, wow! E mi sono procurato questo supporto molto homemade, ovvero un pezzo di legno, un pezzo di bancale. Vado a posizionare il fanale, vediamo, perfetto. Adesso passiamo a discorso Plastic Dip, ovvero è la prima volta che lo uso, quindi anch'io vado a scoprire come funziona. Mi hanno consigliato, prima dell'utilizzo, di scaldare la bomboletta, perché ovviamente essendo plastica liquida
ha bisogno di essere il più fluida possibile. Quindi mi sono preparato un phon, tac, e adesso per circa un minuto vado a scaldare la mia bomboletta. Vediamo. Ok, l'aria è calda, quindi vado a scaldare la bomboletta. Perfetto, adesso la bomboletta è bella calda o comunque tiepida. La pallina scorre molto facilmente, come si può sentire, molto agevolmente, quindi è tutto bello liquido all'interno. Indossiamo la mascherina e siamo pronti per verniciare. Vediamo cosa succede e stendiamo la prima mano. Ecco qui stesa la prima mano, adesso aspettiamo che asciughi e vediamo qual è il risultato tra un quarto d'ora. Eccoci qua, allora dopo la verniciatura, dopo le tre mani di Plastidip, il risultato è venuto, pur essendo la prima volta, molto più che dignitoso. Che non so come si vedrà dalla ripresa, però è sufficientemente liscio. Quindi direi che come risultato è stato comunque più che soddisfacente. Allora, io ho già rimontato il fanale e far passare i cavi è stato abbastanza, diciamo, complicato, perché comunque i connettori sono grossi, il foro è abbastanza piccolo, quello dietro. Però ci si può riuscire tranquillamente. L'unica cosa che vi consiglio è segnarvi le frecce destra e sinistra prima di scollegarle, perché poi nella confusione dei cavi è un po' difficile poi ritrovarle. Adesso per concludere il nostro lavoro andiamo a rimontare la parte anteriore del fanale. Quindi rimangono due connettori liberi. Uno sarà quello della lampada, quindi tac, lo andiamo a collegare, e l'altro connettore, che c'è un attimo qua, andiamo a collegare anche l'altro connettore e lo andiamo a riposizionare, stando attenti a non incastrare nessun filo tra, una volta incastrato il fanale nella sua sede, andiamo a mettere le ultime due viti. Ovviamente le viti le stringiamo piano per evitare di strappare la vernice. Perfetto. Adesso con una spugnetta, perché siccome il fanale nel frattempo si è sporcato, con una spugnetta umida andiamo ad eliminare la polvere piuttosto che qualche residuo di sporco, e il lavoro, ragazzi, è terminato e io sono di un soddisfatto pazzo. Eccoci qua. Adesso proviamo a vedere se tutto funziona come deve. Il fanale funziona. Freccia destra, freccia sinistra, freccia destra, appaglianti, mamma mia, accensione.
Lavoro completato, ragazzi. Grazie per l'attenzione.